ragazzi, come va? Il signor Stark mi ha detto che dovete mettere mi piace alla pagina Comics Universe. Un saluto a tutti i fan della pagina. Ciao ragazzi, un saluto dal vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Ciao! Amici e amiche di Comics Universe, ciao a tutti. Oggi siamo qui con un ospite veramente speciale. Siamo quindi con Alex Polidori, doppiatore di Tom Holland, quindi in Spider-Man Homecoming e Infinity War, che stiamo attendendo in una maniera Con assurda, ansia, con anch'io. ansia assurda. E in questa intervista noi parleremo della sua carriera sia come doppiatore che la tua carriera musicale, che a Grazie, mio sì. parere è veramente fantastica. Cioè, quella canzone è bellissima, mi è solamente piaciuta. Grazie mille. E quindi Grazie. cercheremo di scoprire chi è Alex Polidori, e senza spoilerarvi Infinity War, perché sennò ci ammazza le Mi nipote. Ma ci arrestano. ammazziamo pure da soli, Esattamente. Ok. Senti, partiamo subito con una cosa un po' dagli inizi. Come hai deciso di intraprendere questo percorso di doppiatore? Allora, il percorso del doppiaggio diciamo che è nato un po' per caso, perché vabbè ero piccolissimo, avevo 5 anni quando ho iniziato. Quindi tutto nacque da, in realtà, mio fratello che per puro caso, diciamo, era abbastanza bravino a cantare, ma aveva 5 anni. Mio fratello è un altro bravissimo doppiatore, Gabriele Patriarca si chiama. E le maestre dell'asilo gli dissero: perché non, alla mamma, a mia madre, perché non iscrivi Gabriele allo Zecchino d'Oro? Lui fece lo Zecchino d'Oro, vinse con il coccodrillo come fa, era lui che cantava. Pensa te. Da lì è partita tutta una cosa di spettacolo, di fiction, perché era un bambino molto spigliato, molto portato per lo spettacolo, quindi hanno cominciato a chiamarlo per recitare. In una di queste fiction che ha fatto si è dovuto ridoppiare, perché a volte capita che per problemi di audio magari bisogna fare delle integrazioni e ridoppiare alcune scene, quindi lui ha doppiato se stesso. E si è ritrovato in questo studio di doppiaggio in cui poi hanno visto che era molto portato anche per questa branca della recitazione, quest'altra attività che è il doppiaggio. E io in tutto ciò ero in passeggino con mamma quando lo accompagnavamo, e quindi come una spugna forse assorbivo un po' tutto, e volevo fare quello che faceva mio fratello. Lui intanto ha intrapreso questa cosa, hanno cominciato a chiamarlo per fare dei piccoli ruoli, e io di conseguenza mi sono trovato lì e mi hanno fatto provare una volta per gioco a dire una piccola battutina proprio di un bambino piccolo, e anche diciamo che anche io probabilmente ero portato, e da lì è nato tutto, insomma, è stato un po' tutto un po' per caso, però all'inizio ovviamente era un gioco, poi è diventato come adesso un lavoro, insomma. Che poi non so se molti lo sanno, ma lui è la voce di Nemo, alla ricerca Sì, di Nemo. esatto, quando avevo 7 anni, Carino. e poi Coda Fratello Orso, altri cartoni Ha fatto molto anche carini. Ezra in Star Wars Rebels. Esatto, sì. Questo è un po' più recente, e insomma, sì, tante altre cose, tante belle No, cose. Ormai infatti. sono Sacca, 17 anni, 17-18 anni. c'è un bel curriculum comunque, se vai a. Diciamo. Comunque ha fatto un sacco di cose interessanti, va. Sì, no, è una bella Senti, storia. essendo il doppiatore di Spider-Man, dovresti conoscere bene la sua psicologia. E quindi dovresti capire come mai ha preso determinate scelte durante un coming. Tu ti senti affine a queste scelte? Beh, allora è un personaggio molto particolare che mi piace tanto doppiare, perché, diciamo, guardandolo come proprio solo da doppiatore per il mestiere, è veramente figo perché poi ha tante sfaccettature, cioè è molto impacciato e timido magari quando è Peter, e poi quando diventa Spider-Man si mette il costume, è spigliato, simpatico, ironico. Quindi è bello proprio per la recitazione poter fare entrambe le sfaccettature, e diciamo che io sì, un po' mi ci ritrovo, perché comunque, ma chi non ci si ritrova? Nel senso che comunque è normale che quando, che alla fine siamo tutti molto normali, ma se ci mettessimo una maschera, no? È normale che poi esce di più il carattere, l'ironia, è molto più semplice. Quindi diciamo che mi piace ovviamente di più quando ha il costume, quando è Spider-Man, quando è un eroe, ma è molto bello anche il fatto che comunque, spesso
potrebbe essere un ragazzo che abita qui accanto, cioè un quasi ragazzo normalissimo, un appassionato di tutti, un po' nerd, insomma, e quindi è bello per questo. Io mi ci ritrovo, anche se non sono molto, magari molto scienziato come può essere lui, per esempio. Però sì, capisco le scelte che ha fatto, e ha una psicologia che mi piace molto, perché non è una sola cosa, è tante cose. Quindi ci si può rispecchiare più facilmente. Sì. Ma molti sicuramente ci si rivedono in un personaggio. È proprio l'amichevole uomo ragno di quartiere. Sì. Ma poi perché comunque questo Spider-Man, che è più giovane, ovviamente molti ragazzi della sua età, poi è un liceale, quindi ha anche i problemi che hanno tutti gli adolescenti, certo. Quindi la scuola, la ragazza che gli piace, la famiglia, sì, amicizie, insomma, quindi anche il rapporto con Ned, il suo amico, insomma, ci si rispecchieranno tanti ragazzi. Senti, la Tom Holland non è il personaggio che hai doppiato soltanto in Spider-Man, ma hai già fatto altri film. Sì. Quando, cioè innanzitutto, come sei arrivato a doppiarlo anche in Spider-Man, e soprattutto come ti sei sentito sapendo, oh, do la voce a Spider-Man? È stato bellissimo, ovviamente. Allora, intanto, beh, Tom Holland, diciamo che mi era capitato di doppiarlo in Heart of the Sea, che è un film su Moby Dick. Sì, quello con Chris Hemsworth. Esatto. Quindi l'avevo doppiato lì, non mi ricordo se l'ho doppiato anche prima in un'altra cosa. Sì, c'era un altro film, mi sfugge il titolo, però erano due film di Tom Holland e poi due di Spider-Man. Esatto, ok, sì, mi sfugge anche a me. però che succede? Che diciamo che prima che facesse Spider-Man, sì, per me capita spesso di doppiare tanti attori, a qualche attore mi è capitato di doppiarlo più di una volta, magari due volte. Però magari non vai a ricercarti chi è, chi non è, perché ne doppiamo talmente tanti, insomma, a me capita di fare come a tanti di noi doppiatori. Le nostre giornate lavorative sono scandite in vari turni, e ogni turno è un personaggio diverso, quindi una marea di roba, tra cartoni, film, serie, quindi magari non sapevo neanche come si chiamasse quell'attore. Quando poi mi hanno chiamato per questo provino, Spider-Man, dico, va bene. Ok, figo. Vado al provino. I provini nel doppiaggio funzionano, diciamo, cioè ti chiamano, ma chiamano delle persone selezionate già alla base, sapendo qual è la tua voce, quindi il tuo timbro di voce che si avvicina molto all'originale, magari. Eravamo in tre a fare questo provino, quindi non sono aperti a tutti, o comunque a tanti. Siamo già selezionati da un direttore, e poi scelgono dall'America la voce che gli piace di più, e che forse più si avvicina anche all'originale. Io sono andato a questo provino e ho visto che era quell'attore che avevo già doppiato, l'ho riconosciuto subito. Poi ovviamente dopo mi sono andato a documentare su chi fosse, e già solo fare il provino è stato emozionante, perché poter mettere la voce su quel personaggio, Spider-Man, comunque è un personaggio che quale bambino nell'infanzia. Io mi sono anche travestito da Spider-Man a carnevale, cioè, quindi avevo già i pupazzetti a casa. Adesso ce n'ho il triplo, perché poi tutti i personaggetti, insomma, i pupazzetti di ogni genere, e quindi già era bellissimo così. Poi è andato bene il provino, ho la fortuna di avere una voce che, diciamo, se vado un po' più di testa si avvicina moltissimo all'originale, è molto simile. Quindi, facilitato anche da questo, insomma, il provino è andato bene. Quando sono andato poi a fare il film, cioè per Civil War in realtà, perché il provino l'ho fatto prima di Civil War, ovviamente. E è stato bellissimo, è stato stupendo, è stato un bel lavoro anche, comunque, molto dettagliato, molto puntiglioso. E che dire, spero di continuare a doppiare Tom Holland sempre. Sì, adesso l'ho doppiato poi dopo Spider-Man anche in un altro film, Civiltà Perduta si chiama. E spero neanche nei prossimi. Sei quasi voce ufficiale Tom Holland in Italia. Speriamo, anche se, diciamo, questo discorso delle voci ufficiali non è mai così. Forse una volta era più. Era sempre la stessa voce. Per alcuni attori è capitato, ma sono rarità. Diciamo che ci sono sempre due o tre doppiatori che poi doppiano un attore. Poi, perché dipende anche molto, cioè dipende da tante cose.
A volte magari quell'attore fa un ruolo per cui serve una voce diversa, perché magari Tom Holland, che ne so, deve fare un film in cui prende 20 kg e diventa un bestione, oppure diventa un ciccione, e magari serve una voce più grossa o più simpatica, o più, non lo so. Quindi per esigenze magari capita che preferiscono una voce piuttosto che un'altra, anche se io l'ho sempre doppiato. Non è così automatico, insomma. Però io spero di riuscire a continuare sempre a doppiarlo e di adattarmi io magari ai suoi personaggi, anche se cambiano un po'. Speriamo. Allora, per insomma doppiare Peter Parker Spider-Man, ti sei fatta una cultura fumettistica sul personaggio oppure sei andato di pancia? Allora, diciamo che a dire la verità, no, non mi sono fatto una cultura fumettistica. Diciamo che un po' conoscevo, insomma, la storia, i vari universi, non così dettagliatamente. Diciamo che poi dopo, appassionandomi pure al personaggio, ovviamente, perché doppiandolo ormai per Spider-Man per me è tipo fisio, ho cominciato a documentarmi un po' di più, insomma. Ho vari libri, anche enciclopedie di tutti i personaggi degli universi di Spider-Man, quindi mi sono andato a vedere un po' di cose. Ma anche se conoscere tutto è veramente difficile, sì, sono infiniti, è una cosa infinita. Personaggi. Poi io adesso ho anche la fortuna di doppiare Spider-Man nel cartone nuovo che va sui canali, insomma, Sky. E Marvel Spider-Man si chiama questo nuovo filone. Prima altri cartoni hanno doppiato tanti altri, insomma, miei colleghi illustri, e adesso ho la fortuna di doppiarlo anche lì, e nel cartone ogni puntata c'è un personaggio nuovo, dico, ma questo mondo da dove è uscito? E poi magari mi vado a documentare, sono personaggi che esistono nei fumetti, e in realtà non l'ho fatto perché proprio, diciamo, nel doppiaggio noi non abbiamo mai né tempo né modo di prepararci prima il personaggio, nel senso, è un lavoro molto diverso dal fare l'attore magari di cinema, in cui sai da, non so, un anno prima, sei mesi prima che dovrai fare quel personaggio, quindi ti mandano il copione, te lo studi, ti prepari, cominci a entrare nel personaggio, ti prepari fisicamente, ci sono come, non so, Christian Bale che prende 20 kg. Sì, quello è bello, cambia. Per esempio, hanno modo di prepararsi, è una cosa faticosissima. Noi però abbiamo, diciamo, la difficoltà, ma anche magari ci agevole invece, non lo so, dipende dai punti di vista. Di arrivare in sala non sappiamo spesso neanche quello che stiamo per andare a fare, al massimo ci dicono che sia un film, una serie, insomma, forse qualche volta lo sappiamo prima, ma se no entriamo in sala, ci spiegano più o meno il personaggio, quindi non lo so, è un film, tu sei questo, questo e questo, sei figlio di questo, padre di questo e via. E poi guardi la scena e fai. Cioè, il nostro è un processo un po' imitativo, no? Il doppiaggio, noi dobbiamo rifare in italiano quello che loro fanno in inglese, in spagnolo, francese, quello che è. Quindi c'è poco di tuo, no? Non devi prepararti prima, tu devi guardare quello che fanno, e la capacità deve essere in 2, 3 volte, 4, 5, che la vedi, ma in realtà capita che lo vediamo 2 volte, 3 volte. Che vedi la scena, devi già capire più o meno il personaggio, la sua psicologia, poi mano a mano magari cresci con lui nel corso delle scene di un film, e devi riprodurre i suoni che senti, ovviamente riportati nella nostra lingua, quindi non c'è modo di prepararsi prima, anche perché i tempi sono molto stretti. Quello che fa un attore in un anno di lavorazione noi lo facciamo in, non so, qualche giorno. Cioè sì, bisogna avere una forte abilità camaleontica praticamente. Sì. Beh, per Civil War sono andato in sala 2 volte, 2 giorni. Entrambe le volte per 2 turni di 3 ore, che poi finivano anche prima, perché comunque non c'era modo di perderci più tempo, però non era una parte lunga, perché su Civil War avevo poco. Però magari Tom Holland per fare quel personaggio, cioè per fare Civil War, si è preparato un anno veramente. Per Spider-Man magari sono andato molte più volte proprio per il film, in cui ovviamente parlavo molto di più, però anche lì è tutto molto stretto, e i film li doppiamo che escono dopo un mese, due, dipende poi. Ci sono anche dei film che li doppio, poi mi è capitato di doppiare dei film che poi uscivano dopo un anno, dico, ma come esce adesso? Poi dipende dalle produzioni, insomma, però ecco, i tempi sono molto stretti, quindi non c'è modo di prepararsi così bene,
Quindi diciamo che questa cultura di Spider-Man me la sto facendo piano piano. No, piano piano recuperi tutto. Esatto, ciò. Esatto, sto recuperando. Quindi più per passione che dentro. Sì, perché diciamo che per il lavoro può servire, ma fino a un certo punto, nel senso che poi sì, puoi conoscere le varie cose, ma noi dobbiamo fare quello che fanno loro. Quindi certo, tu devi guardare e fare, cioè è inutile sapere altre cose che possono anche portarti fuori strada. Perché magari Tom Holland dà la sua interpretazione di Spider-Man, che può essere diversa da quella degli altri, può essere diversa da quelli di un fumetto. È chiaro che devi conoscere un po' il personaggio, perché è un personaggio talmente famoso che non puoi storpiarlo. Quindi sapevo che doveva avere questa voce un po' così di testa, essere un po' impacciato quando era Peter, poi molto brillante quando è Spider-Man, con molta ironia anche nell'azione, i versi che fa, no? Gli urletti, tutte queste cose che fa. Quindi ovviamente questo lo dovevo sapere, e mi aiutano anche lì al doppiaggio, ovviamente il direttore di doppiaggio, e ti prepara. Senti una cosa, allora tu ora sei la voce di Spider-Man, però se tu potessi scegliere tra Marvel e DC, quell'altro personaggio vorresti doppiare? Ah, ok. Allora, cioè, non ti avremmo mai chiesto chi preferisci Marvel, no, quello che mi fa lavorare. Assolutamente no. No, diciamo che in generale la Marvel ovviamente un po' preferisco, però in realtà, cioè, mi piacciono vari supereroi. Difficile come scelta. Quale mi piacerebbe essere? Vabbè, diciamo che anagraficamente, cioè per la mia età, l'unico che posso fare è Spider-Man, perché questo Spider-Man è molto giovane, perché gli altri sono tutti più grandi. Diciamo, se fossi un po' più grande, vabbè, ovviamente mi piacerebbe fare quello più spinto di tutti, che è Deadpool. Perché chi non piacerebbe? Ci sarebbe da divertirsi. Sì, perché ti puoi sbizzarrire, parolacce, cose, proprio, andrei proprio, lo calcherei tantissimo. Però ovviamente, cioè, bravissimo Francesco Venditti, mio amico che lo fa, che lo doppia, e niente, no, non voglio rubare non gli rubiamo il lavoro, il personaggio a nessuno, e quindi mi tengo il mio Spider-Man, però ovviamente Deadpool è un personaggio che mi piace molto. Allora, considerando che da Homecoming a Infinity War sono passati un po' di anni, hai visto un'evoluzione nel personaggio di Peter? Allora, ovviamente qui dobbiamo, con calma, attenti, con calma, perché il film non si può dire niente. Quello che posso dire è che sicuramente ci sono delle evoluzioni, perché proprio è normale che ci siano, perché è un personaggio che cresce proprio di età, è nel pieno dell'adolescenza, quindi comincia a essere sempre più consapevole di se stesso, ma questo è normale. Purtroppo non posso dire molto di più perché va benissimo, perché siamo, a parte per gli spoiler, perché non si possono fare spoiler, sì, ma perché noi doppiatori siamo tenuti comunque a firmare un accordo di riservatezza, tutte cose burocratiche molto brutte. No, ma te l'ho detto, non vogliamo avere i fan che ti vengono a dare la caccia, esatto, a te, a noi. No, ma magari i fan, solo i fan, proprio mi fanno, non lo so, mi mettono in galera, le multe proprio. Eviterei, però ecco, posso dirvi che sicuramente sarà un... si va avanti, insomma, si questo evolve. Spider-Man evolve e piano piano si trasformerà sicuramente, immagino, perché non so nulla, però immagino che più passerà il tempo, più apparirà nei film, più diventerà, sboccerà, diciamo, diventerà lo Spider-Man che conosciamo, diciamo, più simile magari allo Spider-Man il primo, ecco. Ok, un po' più, sempre un po' più non serio, perché comunque mantiene, sì, maturo, esatto, maturo. Senti, tu hai avuto la possibilità di incontrare Tom Holland? Com'è incontrare l'attore a cui dai la voce? È la prima volta che incontravo un attore che ho doppiato, e è stato, vabbè, incontrare proprio lui è stato fighissimo, perché vabbè, diciamo che ormai ci sono affezionatissimi proprio alla sua faccia, al suo essere, e a Spider-Man ovviamente. E ho avuto questa fortuna, è stato, vabbè, diciamo, io sono andato alla conferenza stampa che hanno fatto a Roma, mi hanno invitato, fortunatamente, insomma, e quindi, vabbè, c'erano lui e il regista che parlavano, intrattenevano, intanto io mi mangiavo le cose del buffet, mi sono mangiato tutto,
Finito di mangiare, vedo che era finita la conferenza. Una signora gentilissima della, insomma, dell'organizzazione mi dice: ah, Tom sta uscendo, adesso è il momento per incontrarlo. Perché io fino a quel momento non ero sicuro che l'avrei incontrato. Cioè, mi hanno detto: tu vieni intanto alla conferenza, poi se riusciamo a organizzarti un attimo che vi salutate, perché deve, appena finito deve scappare. Hai mangiato, quindi tanto ho mangiato. Poi mi sono visto tutto, insomma, già vederlo lì a pochi metri era fighissimo. Sì. Quando poi è uscito dietro le quinte di questa conferenza, io stavo lì ad aspettarlo, insomma, mi hanno fatto stare lì un minuto prima. E è uscito, che hanno detto subito: lui ha la tua voce italiana, e lui è stato carinissimo. Vabbè, mi ha dedicato tipo 30 secondi, un minuto, no, però, perché doveva andare via proprio. Però è stato, allora, il primo impatto è stato emozionante sentire la sua voce, perché dovendo io sentire sempre la sua voce in cuffia, no, e dovendo cercare di riprodurre più o meno i suoi colori vocali, mi ha fatto molta impressione, più che la sua faccia, proprio sentire lui ha fatto hey man con la sua vocetta. E quindi io lì sono rimasto un attimo pietrificato, cioè non parlo malissimo inglese, però in quel momento ho bofonchiato 3-4 parole malissimo. Ho detto I'm your voice, Italian voice. Vabbè, ho fatto un casino. Però comunque lui è stato carinissimo, ha detto che figo, insomma, che incontro la mia voce italiana, bravo, come va, come non va. Ci siamo fatti una foto, anzi due. In una sono venuto malissimo, nell'altra pure, però era un po' meglio. E l'ho subito messa su tutti i social, mi sono vantato tantissimo di questa cosa. Ed è stato molto bello, spero di incontrarlo anche più avanti, magari, speriamo bene. Cioè, mi ha fatto anche un po' strano, nel senso che è un ragazzetto come tanti altri. È molto semplice. Sì, molto semplice. Molto, poi sì, è un po' più alto di me, perché io purtroppo non sono altissimo, però c'è questo visetto proprio, è pulito, no? Quindi sembra anche forse più piccolo di quello che è, perché non sembra un forse sembra un 17enne. Infatti poi nella storia lì fa il liceo, sì, fa, no? 16 anni, sì. Quindi no, è stato figo. Speriamo di che lo rincontro presto, insomma. Allora, qual è il personaggio a cui tu sei più legato? Spider-Man, no, scherzo. Sarebbe troppo facile. Spider-Man ovviamente da poco, ma sì. Poi vabbè, c'è Nemo, che proprio ormai mi si è appioppato qua. Nemo, bellissima cosa. Però ancora oggi, dopo tantissimi anni, mi chiedono: mi fai la voce di Nemo? Io ho 22 anni e ho questa voce. E quando facevo Nemo, primo giorno di scuola, era una vocetta bruttissima, non riuscirei mai più a fare. Poi ogni tanto provo a rifarla, perché mi insistono, e faccio una vocetta piccola, che però non è, cioè potrei essere chiunque, uno qualunque, che dice: primo giorno di scuola, che bello, sì, papà, non ti agitare. Però non ha più lo stesso effetto come... Io evito sempre di farlo, perché è brutto. Però ecco, ancora oggi, insomma, quando capita qualche festival sul doppiaggio, qualche cosa, anche qualche serata magari in cui mi esibisco, suono, eccetera, c'è qualcuno dal pubblico, qualche amico o collega del doppiaggio che mi fa: faccia Nemo! Però io evito. Però è un personaggio a cui sono legatissimo, perché è la prima cosa importante che ho fatto, ed è ancora oggi forse la più importante, il film più bello, cioè. Beh, ancora viene apprezzato come film. Sì. Alla ricerca di Nemo, ormai si può dire che è un cult. Come no, quindi è bellissimo. Poi c'è Coda, fratello orso, mi sono molto affezionato all'orsetto Coda, perché l'ho fatto più o meno nello stesso periodo di Nemo, poco dopo. E rispetto a Nemo era molto più complicato da fare, perché Nemo alla fine è bellissimo, però era abbastanza più infantile, più semplice. Mentre Coda, avevo 8 anni, però parlava come non so che cosa c'era, di che si era fatto quell'orsetto. Parlava stecca, velocissimo, con tutti i termini, insomma, abbastanza, non forbiti, però belli incalzanti, insomma. Quindi è stato un lavoro complicato per un bambino di 8 anni, ovviamente, e però molte cose me le sono poi portate dietro, è un bagaglio di esperienza importante. E poi sono affezionato a film di Adventure Time, che mi piace tantissimo. E quello è un cartone malatissimo, mi piace troppo. che ormai faccio da tanti anni, pure quello. Poi vabbè, ce ne sono tanti che mi piacciono. Rico di Anna Montana,
pure, mi piaceva tantissimo. Sì, lì bellissimo, perché poi facevo anche spesso i turni insieme a mio fratello Gabriele, che faceva il... Doppiavi anche Rico, quindi? Sì, io adoravo quel personaggio. Sì, Rico era bello, perché anche quello me lo sono portato dietro per qualche anno, e spesso doppiavo alle Gio insieme a tanti colleghi, amici della mia età, ma anche a mio fratello, che faceva il fratello di Anna Montana, lui. E quindi, siccome non capita spesso di stare alle Gio insieme con ormai non capita quasi con nessuno, perché ormai ci mettono tutti magari separatamente, in maniera separata, si dice colonna separata in gergo, e quindi trovarmi con mio fratello, che poi quando sbagliavo mi prendeva a pizze, era molto divertente. Senti, a livello di Spider-Man, sia a livello cinematografico che quello di animazione, ci fai una classifica dei tuoi preferiti? Allora, primo Tom Holland, primo posto, no, quella è una classifica a parte, è come fra un campionato a parte con la Juventus. Esatto. E, primo, ovviamente, Spider-Man, l'ultimo, ma vabbè, è una cosa di gusto, è certo, una cosa personale, ovviamente ci sono più affezionato, anche se mi piacevano anche gli altri e li ho visti tutti. Subito dopo, ma forse sarebbe anche al primo posto se non fosse che quello l'ho doppio io. Però a me il primo piaceva, il primissimo, Maguire, sì, piaceva molto, anche se era un po' più cubo, un po' meno brillante, meno di questo qui, che ovviamente, cioè, se dovessi scegliere quale doppiare, ovviamente preferisco quello di adesso, perché quell'altro era forse più complicato, molto più una cosa molto più profonda, problemi, cioè era molto, come si dice, introspetti, come si dice, non lo so, più chiuso, più profondo, un po' più misterioso, quindi come personaggio era bello, ma più complicato, più serio anche. E vabbè, ci diamo Marco Vivio, bravissimo doppiatore di Tobey Maguire in quel film. E Amazing Spider-Man è quello che mi piace un po' meno, anche se comunque come film è quello che è piaciuto un po' meno a tutti, è film, fine, esatto, no? Ma solo perché Andrew Garfield, che è un grande attore, grandissimo attore, già forse fisicamente non mi dà l'idea di Peter Parker, non so perché. Già, ma proprio il viso, non lo so perché, però forse per quello. Poi vabbè, i cartoni, insomma, il cartone più o meno è sempre, quasi sempre uguale, come è disegnato. Ci sono storie diverse, prima di me lo faceva Davide Perino, bravissimo, io mi ispiro un po' a lui adesso per come va fatto Spider-Man nel cartone, che diciamo già nel film è molto cartone, perché comunque è molto sopra le righe, nel cartone è proprio il triplo, infatti mi ammazzo la voce, strillo come un matto. E prima ancora lo doppiava Stefano Onofri, e quindi bravissimo anche lui, insomma. Beh, il cartone ovviamente viene un po' sotto a tutti, perché alla fine è un altro livello. Forse proprio, cioè, non dovrebbe essere una classifica. Quindi comunque Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Cosa ti aspetti dal sequel di Spider-Man Homecoming? Cosa mi aspetto? Mi aspetto tante cose, ma non so nulla e sono molto curioso, perché intanto spero che ovviamente ci sia qualcosa di più eclatante, no? Magari questo Spider-Man che prende più consapevolezza di sé, e magari Tony Stark che gli dà qualche missione un po' più magari corposa, qualcosa di più importante, insomma, qualche salvataggio eclatante, qualche lotta, magari qualche battaglia bella cazzuta, perché comunque si spera che, insomma, cresca Spider-Man e diventi l'eroe che tutti conosciamo, perché per ora, diciamo, nel primo film ci sono molti colpi di scena, molte cose fighe, però è ancora lo Spider-Man di quartiere, nel senso che alla fine non è che salva il mondo o fa qualcosa, sì, cioè ancora, secondo me, il primo film prepara qualcosa di più grosso, è come se fosse un prequel quasi. Quindi speriamo che faccia qualcosa di figo, insomma. Non so nulla e anche se lo dovessi non ve lo direi. No, non posso dirlo. Però speriamo bene, speriamo che sia un film ancora più eclatante. Perché c'è chi magari ha criticato il fatto che forse la trama, qualcosa, sia un po' povero, un po' un film per
per adolescenti e basta. Beh, considera magari a fronte non c'è uno Spider-Man comunque giù molto giovane, che è agli inizi dell'S Spider-Man. Esatto, neanche... quindi speriamo che nel secondo possa prendersi una fetta di pubblico magari più ampia e convincere anche i più, quelli che vogliono vedere più le cose più strong magari. Anche un bel film con Kraven, interpreta Jason Momoa, bam! Bam! Cioè proprio... Emma sì, saluto. È proposta, ma... Emma, adesso richiamiamo, prendiamo l'intervista, prendiamo l'intervista, è geniale! No, veramente! Mo bisogna vedere la Disney che cosa tirerà fuori. Vediamo un po'. Senti, torniamo a Infinity War. Sì. Con calma. Con calma. Innanzitutto, spinosa di visto che comunque abbiamo già potuto vedere nei trailer, il costume nuovo di Spider-Man ti piace? Beh, come si fa? Io il prossimo. No, perché stanno criticando. In maschera mi compro. È stato molto criticato perché non rispecchia quello visto nei fumetti Live Spider. A me personalmente piace tantissimo. Ma a me quelli che fanno queste cose, cioè è figo, basta. Nel senso, non è che deve. Perché il fumetto è il fumetto, il film è il film. È una cosa che molti non hanno ancora capito. Ma non sono fumetti al cinema, sono film. Se no, non si chiamavano fumetti. Che bello fumetti. Dicono che in realtà sono tratti da o ispirati da. Ispirati non da, ma insomma, io su queste cose sarà che non sono un super appassionato di fumetti e sto lì a vedere. Cioè, li leggo, alcuni mi piacciono, alcuni li ho seguiti, però. Bisogna scindere le cose secondo me, quindi in questo caso il costume a me piace tantissimo, è molto, non lo so, è anche, non è, cioè è eclatante però non è neanche, cioè è misurato, non so, quindi è ponderato, è giusto per quello che serve, gli hanno dato un tocco in più però non è neanche troppo diverso, cioè c'ha qualcosa di figo, non lo so, è troppo figo, però... a me piace a pelle, cioè a vederlo, e quindi... cioè sembra proprio che un costume su cui ha messo le mani Iron Man, okay. Sì. Per quello mi piace e segue il filone di questi film. Se critichiamo questa cosa dobbiamo criticare tutto, però facciamo perdere tutto, cioè proprio Spider-Man Comic non dovrebbe, cioè, neanche non esistere, no, esistere no, però comunque non dovrebbe essere così, cioè in quel film non c'è, poco, esistono, ci sono dei personaggi che non esistono in nessun universo. Però la domanda è questa, nel senso, torniamo sul proprio discorso Infinity War, comunque Peter è più giovane, ha poca esperienza, prendere un ragazzo, fargli affrontare Thanos e in un gruppo dove sono tutti già belli avviati alla carriera di supereroe, quanto può aiutare secondo te, senza sempre col no, libro? No, quanto può aiutare? Può aiutare perché comunque alcune cose che fa Spider-Man gli altri non le fanno, nel senso che comunque per quanto possa essere inesperto ha delle trovate a volte, no? E anche questa istintività che c'ha lui, questo non pensare troppo prima a quello che deve fare, perché Tony Stark gli dice non fare questa cosa, cioè pensa prima di fare questa cosa. Lui è molto istintivo, a volte fa un sacco di guai come in Homecoming, però a volte questa cosa può aiutare, può essere la marcia in più magari, no? È comunque un aiuto importante e poi non posso dire altro. No, assolutamente il minimo. Chi è Alex Polidori oltre il doppiaggio? Noi sappiamo che tu hai anche intrapreso una carriera musicale. Esatto. E sì, diciamo che oltre al doppiaggio, che è una passione sempre, però ovviamente è diventato un po' più il mestiere, un lavoro abbastanza affermato. C'è l'altra parte di me che in cui c'è la musica, da sempre, da quando sono piccolo, come il doppiaggio, anche la musica, forse la musica anche prima, perché vabbè, mio padre è un musicista, ha sempre fatto musica, ha vissuto di musica, cantante, cantautore, ha scritto canzoni per vari artisti, quindi sono nato in mezzo agli strumenti musicali e piano piano ho continuato a coltivare questa passione, che però diciamo adesso negli ultimi 4 anni ho cominciato a intraprendere un po' più seriamente, quindi a studiare un po' di più, a prepararmi meglio e a esibirmi magari su palchi, insomma, in molti locali qui a Roma, in giro per l'Italia e a lavorare sulle mie canzoni. Scrivo canzoni, mi sono tolto qualche piccola soddisfazione ancora nel mio piccolo e di cantare in posti tipo l'Arena di Verona, tipo con una mia canzone, quindi, oppure insomma tanti festival importanti a livello nazionale. Adesso da poco è uscita una mia canzone
che si intitola Non lo faccio apposta, che parla del fatto che sono ritardatario cronico e che sono arrivato tardi anche a questa intervista, tra l'altro. È una canzone molto carina, insomma, molto piacevole e simpatica per l'estate, in vista dell'estate. E speriamo che anche la carriera musicale, diciamo, vada sempre meglio e, insomma, cercherò di buttarmi molto su questo senza ovviamente tralasciare mai il doppiaggio, e perché ha comunque un amore anche per quello, ho una grande passione anche per quello. Spero di riuscire, è difficile a volte riuscire a seguire entrambe le cose. Però ci provo, dai. Vabbè, se comunque c'è la passione, uno di sacrifici li fa sempre. Sì. Infatti, vorrei avere il tempo di dedicarmi ancora di più. Però ovviamente per fare entrambe le cose bisogna a volte rinunciare a una cosa di qua, una cosa di là. Però ecco, dai, piano piano qualche piccola soddisfazione sta arrivando anche da quella parte. Vediamo un po'. Dai. Senti, che consiglio daresti a tutti quelli che vorrebbero intraprendere un percorso da doppiatore? Allora, innanzitutto c'è da fare una piccola premessa, che è un mondo molto complicato, il doppiaggio è molto... non è facile entrarci, perché tutti noi doppiatori è sempre un luogo, un ambiente in cui ci si ritrova un po' per caso, un po' per... perché magari da cosa nasce cosa. Molti di noi hanno iniziato da piccoli, ovviamente seguendo le orme di genitori o fratelli, come può essere capitato anche a me. Quindi ovviamente è un mestiere che, come tanti altri mestieri, si tramanda di generazione in generazione, un po' come, un falegname che insegna al figlio a lavorare il legno e quindi poi diventa, o i medici, che molte volte magari il figlio fa lo stesso lavoro del padre, avvocati, eccetera. Quindi anche in questo mondo è un po' così, e è chiaro che chi inizia da piccolino è più facilitato, perché impari sul campo questo mestiere molto particolare. E io non ho mai studiato dizione o recitazione, mi sono ritrovato a farlo all'inizio giocando, mi hanno insegnato sul campo i vari direttori di doppiaggio, insomma, e i colleghi da cui ero contornato e niente, quindi da piccolo comunque puoi imparare sul campo anche appunto la dizione. Chi si vuole avvicinare a questo mondo, che già ha un'età un po' più avanzata, ma già all'età mia è, tra virgolette, potrebbe essere tardi, però ci si può riuscire con tanto studio, preparandosi benissimo, che purtroppo nel doppiaggio non ci sono, che ne so, provini aperti a tutti, oppure ci sono scuole, corsi di doppiaggio, che sono, alcuni sono anche buoni, attendibili, e danno magari la possibilità di potersi esercitare, oltre a capire un po' tutti i meccanismi, anche a provare proprio a fare pratica, perché purtroppo non si dà la possibilità di fare pratica proprio sul luogo di lavoro, perché comunque ci sono tempi molto stretti e non c'è mai il tempo di poter fare provini a persone che magari si presentano negli studi, no? Per provare a farsi ascoltare da qualche direttore di doppiaggio. Ma sono meccanismi molto particolari, i provini che si fanno già selezionati, no? Un po' come ho detto per Spider-Man, cioè si chiamano 5-6 persone che si sa che hanno più o meno quell'età vocale, poi magari quello più scuro, quello più brillante, eccetera eccetera, e poi si sceglie. Chi vuole iniziare a fare questo lavoro deve studiare dizione, deve avere una dizione perfetta innanzitutto, che adesso sentite che io parlo un po' così con l'accento romano, ma quando sto lì ovviamente cambio e parlo un po' come Peter Parker con la maschera e Peter Parker. Esatto, un po' sì, è vero. Quindi sono un supereroe anch'io. Ok. E il doppiatore. E niente, quindi poi bisogna essere attori, cioè non è che il doppiatore perché ha una bella voce sta lì e devi anche recitare comunque. I doppiatori sono attori specializzati nel doppiaggio, ma siamo attori. Poi c'è chi, molti fanno hanno cominciato prima a fare gli attori di teatro magari e poi sono avvicinati al doppiaggio, molti invece non hanno mai fatto teatro e sono solo doppiatori, però comunque la recitazione è importantissima ed è anche molto importante avere un ottimo orecchio, perché comunque bisogna fare quello che fanno loro in originale, quindi non è una propria interpretazione.
ci sono molti attori che hanno un talento grandissimo nel recitare, ma poi se devono riproporre un'emozione, un sentimento fatto da un altro attore e rifarlo uguale ma in una lingua diversa, una cosa difficilissima, magari non sanno farlo. Quindi ci sono molti attori che non sanno stare in sala di doppiaggio e molti doppiatori che magari non sanno muoversi bene, non sanno stare in presa diretta, no? Quindi sono due cose diverse, ma i requisiti sono sempre saper recitare bene. Nel caso del doppiaggio la dizione è fondamentale, se no non puoi proprio farlo. Cioè, anche se non sai dire la C o la S nelle parole, nei momenti giusti, nel modo giusto, non puoi proprio farlo. E poi se lo dovete fare, se è proprio la cosa che volete fare nella vita, o comunque una delle due o tre cose che volete fare nella vita, perché se non si può provare a farlo, cioè bisogna essere, perseverare molto, e oltre a studiare anche riuscire a essere bravi anche nel farsi strada in questo mondo che è un po' chiuso, che è un po', non è aperto a tutti, ecco, un po' d'elite, diciamo così. Quindi ragazzi, vi dovete impegnare assolutamente. Impegnare, però ci sono tanti ragazzi che conosco anche che adesso sono colleghi, insomma, come alla pari di me, e che hanno cominciato da un po' più grandi, magari hanno cominciato da 4-5 anni, però si sono messi là a studiare, si sono magari esercitati a casa a fare le voci, ma non solo a fare le voci, a seguire il sync, è una cosa difficilissima, seguire le labiali del personaggio. E adesso lo fanno questo lavoro e sono affermati, però si sono fatti un bel mazzo. Non ci si può improvvisare doppiatori, ecco, perché molte volte mi capita di sentire persone che dicono: ah, che c'ho una bella voce, secondo me posso, mi hanno detto che potrei fare il doppiatore. Cioè, la voce è l'ultima cosa, ci sono la maggior parte dei doppiatori non hanno una bella, cioè, se non diresti mai che hanno una bella voce, sono voci anche a volte normali o anche brutte, ma servono, perché ci sono dei personaggi che hanno bisogno di voci particolari, sguaiate, quindi la voce è l'ultima cosa, l'importante, saperla usare è un conto, ma il timbro di voce non è che se uno parla così nella vita allora può fare il doppiatore, devi avere un sacco di requisiti diversi, insomma. Certo. Non è la voce profonda a fare un doppiatore. Io nella vita nessuno direbbe mai che io faccio il doppiatore perché parlo con questa voce. Anzi, quando parlo nella vita la imposto anche molto, anche male, non uso il diaframma, perché lo uso sempre in sala, e quando sto mi rilasso e parlo come mi viene. Però lì c'è un'impostazione diversa e insomma è un mondo complicato. Quindi se volete farlo, mi raccomando, vi dovete mettere sotto, impegnare, dizione, recitazione, studiare. Cinque cose. Sì, allora qui si conclude l'intervista con Alex. Ahimè si conclude, perché avrei parlato ancora per ore. È stato molto divertente anche per me scoprire anche per tante me. Sfaccettature, insomma. Sì, di questo mondo del doppiaggio molto particolare e di Spider-Man. Adesso Spider-Man. Attendiamo con ansia questa grande fatica. Quindi se il video vi è piaciuto metteteci un like sulla pagina, sempre su Facebook. Se non vi è piaciuto metteteci un quel like. Vi veniamo a cercare sotto casa. No. Assolutamente. Per cercare io quel costume, quello nuovo. Seguiteci sul canale di YouTube. Seguite anche Alex Polidori, lo trovate su Instagram, ma ve lo consigliamo caldamente. Grazie. Perché anche oltre ad essere un bravissimo professionista è anche una persona simpaticissima. Grazie anche a voi, siete simpaticissimi. Grazie. Mi sono divertito un sacco. Quindi un saluto da Dex, Sara e Alex e Valerio dietro la regia. Ciao Valerio, un applauso Valerio. Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con Alex Polidori che gentilmente ci ha concesso un anno. Allora, posa i fogli che si sente troppo. Ah sì, si sente il rumore. Dammi questi fogli. Domanda per la domanda, cioè domanda che deve fare dalla ripresa. Domanda. Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con Alex Polidori che gentilmente ci ha concesso un'intervista dove ci parlerà della sua carriera di Peter Parker e anche del doppiaggio che ha fatto ultimamente in Infinity War. Però non ero convinta perché... Però ci stavi quasi, è all'ultimo che sei perso. Volete voi? Dai, maestro Piccio, gli occhi. Vai. Io se lo faccio mi quella via mezza faccia. Addio, Andanovic. Cioè, nel centrocampo... Oh mio Dio, Pjanic, allora. Cosa fate?
fatto questa squadra, questo non lo so. Vabbè, intanto non è ancora assegnato. Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con Alex Polidori che gentilmente ci ha concesso un'intervista. non ti emozionare. Vai. Come fanno al cinema, al teatro? Gioca. Ci siamo. Saranno morto. No, lei l'ha preso di top. Chiuso in me stesso. Vai. Andiamo.